carattere e strategia in 10 dal 41esimo, espulso Bosco, il Francavilla ribalta una partita senza alcun dubbio complicata, pessimo approccio, brutto primo tempo, il peggiore dall'inizio della stagione, ripresa invece da Leoni. Muta lo spirito, muta l'atteggiamento, bravo anche e soprattutto Paolo Rachini che con uno spregiudicato 3-4-2 tendente al 3-3-3, Palumbo al fianco di Dos Santos, Banegas supporto, cambia la storia del match. Il brasiliano prima si procura il rigore trasformato da Banegas, poi realizza la rete del sorpasso. Paolo, questa è una vittoria pesantissima per come si era messa la gara nel primo tempo, partita sostanzialmente a due facce. Sì, primo tempo brutto. Abbiamo fatto un po' di fatica perché loro erano messi bene in campo, giocavano con un centrocampo a 5, quindi trovavano sempre un uomo libero lì in mezzo al campo e abbiamo fatto fatica. Arrivavamo spesso in ritardo sulle seconde palle. Tatticamente hai ridisegnato la squadra, prima difesa a 3 e poi sei tornato a 4 nel finale, insomma è andato tutto alla perfezione. Ma in panchina siamo lì per guardare tutti insieme con i collaboratori quello che si può cambiare per cercare di migliorare le cose. E ho rischiato mettendo una difesa a 3 con un centrocampo a 3 e poi nel momento in cui siamo passati in vantaggio l'ho messa la difesa a 4. Quindi, ma la cosa che più mi è piaciuta è che la squadra è stata sempre equilibrata, compatta. Capedelli, partita in pugno per un tempo, in vantaggio meritatamente, con un uomo in più. Poi che cosa è successo? È sembrato per certi versi inspiegabile il blackout della ripresa, è vero, ci sono anche gli avversari. Sì, a parte che gli avversari sono forti, però abbiamo concesso un gol, il loro gol dove non c'erano i presupposti, dove noi avevamo, come detto te, la partita in pugno, però abbiamo preso un gol su un calcio verticale dove dovevamo essere noi in vantaggio. Raddoppio in fotocopia. Dobbiamo fare mea culpa perché è una partita fatta bene dove abbiamo portato qualità, dove abbiamo portato organizzazione, dove abbiamo portato intensità, però alla fine bisogna portare a casa i punti. Fuori Cafiero, stagione purtroppo finita, mele causa squalifica, in difesa rientra Samuel Di Renzo, due le novità sostanziali nel 4-2-3-1 di partenza, Balocca in mediana al fianco di Milizia, Fabrizi in attacco nel tridente, completato da Banegas e Dos Santos, per contro il 5-3-2 disegnato da Campedelli, tutto ruota intorno all'ex Pescara, Emmanuel Cascione davanti il tandem Cortesi-Ambrosini. Avvio deciso dei romagnoli, cross di Croci, decisivo Natale in uscita, due minuti più tardi Croci si incunea, destro di Ambrosini, il palo rischia la frattura, tapin vincente di Cortesi, tutto reso vano però dalla bandierina del guardaline, fuori gioco sì ma di pochissimi centimetri, prodromi tuttavia del vantaggio ospite, traversone di Marzocchi, Natale respinge, raccoglie Cascione, finta su Bosco, questa volta non impeccabile Natale, vantaggio Forlì, Francavilla obnubilato, senza intensità soprattutto lungo e largo, i romagnoli sfiorano il 2-0 sugli sviluppi di un corner, Ambrosini precede tutti, salva Palumbo al 41esimo, poi piove sul bagnato, secondo giallo per Bosco, fallo da Tergo, ingenuo su Cortesi, doccia anticipata, la partita diventa un Everest per i giallorossi che invece nella ripresa ribaltano la situazione, gallo per Fabrizi, suona la carica Banegas assistito da Palumbo, mordenti respinge, 11esimo, altri due cambi, fuori Alessandro Di Renzo e Balocca, dentro Bedin e Bellanca, una sorta di 3-3-3, tre difensori altrettanti centrocampisti davanti Banegas con Palumbo che affianca Dos Santos, ritmo baricentro alto intensità, 16esimo, punizione dalle retrovie, Samuel Di Renzo lancia nello spazio, Bungaia buca, mordenti a terra Dos Santos, rigore indiscutibile, glaciale Banegas, sfera all'angolino, nono centro in campionato, soprattutto punteggio in parità, il Francavilla ci crede, Caparbio Gallo sradica il pallone dai piedi di Cascione, spunto ed appoggio a Palumbo che impegna mordenti, subito dopo mancino di Banegas di poco alto, 37esimo a centrocampo, Milizia anticipa Cascione, Banegas in profondità per Dos Santos che elude mordenti e gonfia la rete, 2-1 per il brasiliano, sono 16 in campionato, 12 con la maglia del Francavilla, a 5 dall'epilogo, dipinto per Palumbo, difesa a 4, Bellanca a destra, Samuel Di Renzo sul versante opposto, 4-3-2 in pieno recupero su classica azione di contropiede, Mancini subentra a Banegas, offre il più comodo degli assist allo stesso Dos Santos che tutto solo scheggia la traversa, finisce così 2-1, è un successo di inestimabile valore.